Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video dove mi truccherò, perché è da tanto che non faccio questa tipologia di video e onestamente mi manca. Come notate sono un po' truccata da stamattina, perché stamattina ho portato Daniele all'asilo e quindi mi sono truccata un po', ho messo un po' di mascara, cioè basta. Niente, prima però volevo farvi vedere alcuni prodotti che mi sono arrivati, perché sono diventata da poco consulente Avon e quindi ho tanti giornaletti dove ci sono varie tinte. Per esempio a me è arrivata questa qui, il regalo, oggi. Invece per esempio una cliente ha voluto ordinare questo, quindi l'ho ordinato, che è un proprio per fare il contorno delle labbra, però se una vuole può anche riempire tutte le labbra, è una sorta di pennarello indelebile. E questo è un eyeliner, ci sono vari prodottini, questo per esempio è per le sopracciglia. Beh, questi sono smalti che comunque non mi interessano. Questo qua invece sono degli illuminanti in gel che io credo siano fantastici, infatti lo voglio provare. Come vedete qua su questa ragazza dà un effetto veramente bellissimo. Io ho sempre provato illuminanti in polvere, mai così in crema, quindi non so, uno di questo lo vorrei comprare, così vedo come. E qua invece ci sono più prodotti per il viso, creme, cremine. Poi c'è anche questa sorta di spugnetta, non so onestamente come si chiama. Ah, dispositivo vibrante per la detersione dei pori, per una delicata azione esfoliante. Glielo vedo veramente a tantissime ragazze, quindi credo lo proverò anch'io, poi in caso lo prendo comunque ve lo farò vedere. Nel frattempo mi hanno dato in omaggio, faccio vedere, questo è un rossetto rosso molto acceso ed ha dei brillantini che comunque non si vedono. Adesso ve lo swatcho un po' sulla mano, vediamo se notate qualcosa, ma non credo. Comunque ha una sorta di brillantini e questo rossetto rosso credo molto lo utilizzerò per realizzare un make up a Natale, perché si addice veramente tanto. Poi oggi invece mi è arrivata questa tinta, che io prima l'ho aperta e fa un odore fantastico, tipo di fragola, e ancora non l'ho provata perché appunto mi è arrivata proprio poco fa. Adesso ovviamente realizzerò un make up così, perché poi più tardi uscirò, visto che oggi è venerdì, e la proverò insieme a voi. Poi invece questo è un profumo, ovviamente non potete sapere l'odore perché, però volevo soltanto farvi vedere il packaging, che è veramente carino ed ha un odore fantastico. Io mi sono innamorata di questo. Comunque iniziamo a truccarci. Essendo che mi ero truccata già stamattina, non è che faccio molto la base, metto come vedete un po' di un goccio, però lo sto utilizzando questo fondotinta della Maybelline che è Dreams and Liquid, e il numero non c'è scritto. Ad applicarlo su tutto il viso, ne sto approfittando adesso che Daniel dorme, ho detto vabbè, almeno faccio il video, mi trucco
Con voi ovviamente utilizzerò anche gli ombretti, anche se è da tantissimo che non li utilizzo, perché ultimamente sono uscita, diciamo, un po' più semplice. Però se utilizzate dei colori, diciamo, di fondotinta che sono molto diversi dal vostro colorito di pelle, cioè un po' più scuretti magari, mi raccomando, fate anche così verso il collo, perché ne ho viste tantissime, proprio alcune ragazze, magari in estate, ok? Io vedo che ci sono delle ragazze che sono nere nere sul corpo, cioè sono proprio abbronzate, e poi in viso utilizzano un fondotinta chiaro, chiarissimo, cioè magari quello che utilizzavano in inverno lo utilizzano anche in estate, però non, cioè se tu ti abbronzi nel corpo, almeno in viso comprati un fondotinta che sia più scuretto, perché veramente sembravano, non voglio fare ovviamente quella che, cioè, che giudica, però cioè, è evidente la cosa, si nota anche nelle foto. Quindi comunque sto applicando questa cipria con questa spugnetta e poco, proprio tanto per compattare il tutto. Poi poco fa mi è caduta a terra questa terra, si è spappellata tutta, cioè si è rotta tutta, ragazzi, non posso nemmeno, ecco, ed era della L'Oreal Paris. Mi sono trovata veramente bene con questa, con questo bronzer, perché ha anche una sorta di brillantini, quindi cioè mi sono trovata veramente bene. Comunque io ancora la utilizzo, diciamo, per fare tipo il contouring, un po' di contouring, ma niente di che. Questi capelli sono ogni volta un traccio. Oggi mi va di utilizzare questa palette, che è questa qui della Revolution. Oddio, ragazzi, è specchiata, è fantastica, l'adoro. E ci sono tutti questi colori che ovviamente non ho utilizzato tutti. Per esempio il giallo non l'ho utilizzato per niente, perché non ho mai provato mega con il giallo, quindi qualche volta vorrei provarlo. Sono davanti alla finestra e le persone mi guardano. Fa niente, ragazzi. Comunque vado a prelevare questo colore, che si chiama Cheesecake. Ha pure un bel nome, quindi ha il nome di una torta, quindi già cominciamo bene. Spero che vado ad applicarlo sulla parte, cioè sulla piega dell'occhio. Ok, adesso vado ad applicare questo qua, Cookie Dog, sempre un altro nome di torta. Comunque lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Al pennello a penna vado a prelevare questo colore Dreams,
Vedete bene, credo. Comunque è satinato sul dorato. E lo vado ad applicare nell'angolo interno per dare un po' di luce. Adesso vado a prendere la matita nera, la mia solida che utilizzo, perché qua ha questa sorta di spugnetta. Blush. Mi vedo troppo illuminata ragazzi, cioè, vabbè, ok, con questo pennello appunto da sfumatura vado a sfumare la matita. Per definire la godina esterna utilizzo quest'altra spugnetta, che però è tipo così arrotondata alla fine, nel senso un po' a punta, quindi mi viene bene, perché non voglio utilizzare l'eyeliner, essendo che ho utilizzato questo ombretto così vistoso, quindi non utilizzo l'eyeliner, se no rimane, diciamo, si vede appunto la linea più marcata e non mi piace, poi diventa troppo pesante il trucco. Comunque devo comprarmi una matita marrone e un eyeliner marrone. Mi servono da un botto, da un sacco di tempo, ma non, ogni volta che vado appunto nel negozio di trucchi mi dimentico sempre di comprarli. Poi arrivo a casa, la mia testa ragazzi, fra che ho iniziato l'università, fra che sono già io un po' di mio, un po' diciamo distratta, però con la testa fra le nuvole, alcuni mi chiamano così. Dietro c'è mamma che come al solito che assiste ai miei video. Mamma mia, si vede troppo luminoso, però... Mi è caduto il pennello dentro la gabbia del coniglio, ragazzi. Sono sempre la solita, però... Scusami. Poi lo devo lavare, ovviamente. Comunque, ragazzi... Sì, no! Che sveglia Daniel! Questo cane abbaia costantemente durante il giorno. Proprio non la smette mai di abbaiare. Comunque, andiamo ad applicare l'illuminante che non può mai mancare, utilizzo questo qua, infatti sta anche finendo, però ragazzi i dettagli, cioè ho perso il pennello, va bene. Adesso, vabbè, do un'altra passata di mascara, oltre a quella che già avevo oltre quella che già avevo. Per ora sto utilizzando questo mascara di Astra, che lo scovolino è così. E mi sto trovando abbastanza bene, devo dire. Ciao. Ciao.
Per me, ragazzi, il mascara, cioè, non si finisce mai di metterlo. Comunque, adesso siamo arrivati allo step, appunto, finale. Finalmente utilizzerò questa tinta. E vedremo com'è. Comunque ne esce davvero tanto prodotto. Si deve ancora asciugare. Vi faccio, comunque, come notate, è un rosa shocking, cioè non ho mai utilizzato questa tipologia di rossetto, però credo sia più rossetto estivo, più comunque primaverile e estivo. Per l'inverno non so onestamente. Però sì, dai, se in inverno uno utilizza anche il fucsia, può anche utilizzare questo. Dipende tutto dai gusti alla fine, perché comunque alcuni utilizzano in inverno rossetti molto molto scuri, che a me personalmente non piacciono, tipo il bordeaux, colori sul violastro. Quelli là sono proprio colori scurissimi, che è ok, anche se è inverno, sì, ci stanno. Però personalmente a me non mi stanno bene, non mi piacciono. A me stanno più colori, appunto, più accesi, più caldi, ecco. Quindi niente, questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto. Se volete altri video in cui mi trucco, lasciate un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale, come al solito. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio.